La natività ai giorni nostri è il filo conduttore del film Bar Giuseppe, scritto e diretto da Giulio Base e presentato alla Festa del Cinema di Roma. Il protagonista, interpretato dall'attore Ivano Marescotti, gestisce una stazione di servizio in una zona rurale e al lobby della falegnameria. Rimasto vedovo, prende in sposa una profuga africana, superando pregiudizi e malelingue. Joshua Bar Giuseppe, come sapranno bene gli esperti biblici, è la traduzione dall'aramaico di Gesù figlio di Giuseppe, quindi giocando, se mi è permesso il termine giocare, con questa traduzione ho ambientato la storia di Giuseppe oggi in un bar. Giuseppe è un uomo adulto, come insegnano le scritture, che si innamora e che prende in sposa una giovanissima profuga africana, quindi una rilettura della buona novella di Gesù, Giuseppe e Maria nel 2000. In libreria, incontrando il libro di Gianfranco Ravasi, Cardinale Ravasi, che si intitolava appunto Giuseppe, che ha in copertina un quadro di Guido Reni che rappresenta un Giuseppe anziano con questo neonato in mano. E lì ho capito che non avevo mai realizzato quanto in realtà Giuseppe fosse un uomo non giovane, ed è la prima differenza che mi è piaciuta raccontare rispetto alla sua storia d'amore, e via via ho scritto tutto il copione. Ivano Marescotti, che fa Giuseppe, Virginia Diop, che è questa giovane ragazza africana, Nicola Nocella, Michele Morrone, Vito Mancini, Selene Caramazza, Emanuele Dabbone, Ira Fronte. Il rapporto con la fede è un rapporto di uomo fortunato in quanto la possiede, e che ritiene doveroso quando si può manifestarla, e che si interroga in continuazione sui temi che non sono soltanto dell'immanente, ma che cerca di fare sia della propria vita che della professione anche un costante interrogare il trascendente.